Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Planet Zoo. Finalmente sono ritornato dalle ferie, finalmente, stavo bene in ferie, non vi preoccupate. Ma dobbiamo andare avanti con il nostro zoo, con le nostre bestiole, dobbiamo vedere di curarle, di farle cicciare fuori come se non ci fosse un domani, eccetera, eccetera. Quest'oggi ho già preparato qualcosina che non sono riuscito a farlo uscire prima di andare in ferie, quindi devo recuperare. Quest'oggi andiamo a vedere un pochino che cosa ho preparato. Già ho messo qualche cosina in più, probabilmente di quello che avevamo messo con il Sud America. Ho messo anche qualcosa dell'Oceania. Guardate qua come ho ricreato questo piccolo angolo di paradiso. Guardate qua con l'entrata per i nostri piccoli kiwi, con le canoe, con le collane di fiori, qua con il relitto insieme ai totem. Guardate che carina sta cosa, mi è piaciuto un sacco. Poi di notte si accendono tutte le qui i focolari, molto molto divertente, molto molto bello devo dire. Anche qua gli ho fatto l'entrata un pochino più in stile Oceania, giustamente, con le canoe, il kiwi qua che ti guarda, ti scruta e ti dice non entrare, resta fuori dal mio territorio, maledetto, fuori dalla mia palude. E quindi così. Qui non ho fatto nient'altro, se non sbaglio, penso di aver aggiunto solo questo è guasto meccanico, su via. Penso di aver aggiunto un piccolo bagnettino che era molto caruccio in stile Sud America. Qua gli ho messo le macerie per dare un pochino più di realismo. Qua abbiamo completato un'altra ricerca, vediamo un po'. Ah, il tema classico europeo, abbiamo quasi completato tutti i temi, devo dire. Qua ci sono questi capibara che se la scorrazzano, se la godono. E sì, c'è qualcosa in più qua. Guardate che cosa ho creato, un nuovo habitat che, signori, quest'oggi andremo a popolare. Guardate qua, allora si prende la via del sentiero qua del ponticello fatto con i tronchi, si scende di qua. Ho messo questo sentierino qua tra rocce e sabbia. Qui si scende, qua c'è il bagno in stile acquatico, qua c'è la vedetta classica di Baywatch, dove la nostra cara Pamela andava a scorrazzare in giro e a farsi vedere seminuda, diciamo così. Qua si passa sotto, ci sono le due scale, dovrebbe essere, diciamo, un cerchio per tornare poi indietro con questi gabbiani fatti di cartone, di legno, non si sa, e dipinti a mano, che danno quel tocco in più di decorativo, di decorazione, non so più parlare, ma va bene. E i lampioncini, sempre stile acquario. Guardate qua un altro piccolo faretto, qua tutta la passeggiata, il marciapaesis che va a circonnavigare il faro e ci dà la visuale sull'habitat sott'acqua, cosa che non vedevo l'ora di riuscire a fare. Qui gli ho messo una piccola decorazione, era quella dei caimani con le statuette messe qua, però dopo io gliele sono andate a cavare perché non ci devo mettere i caimani, ci devo mettere altre bestiole. E questi piccoli alberelli che dico, penso che ci possano anche stare, sanno anche un pochino di autunno, di foliage, che fra un po' è bella che ora che arrivi, mi sono rotto il cazzo dell'estate. Quindi quest'oggi andiamo a popolare questa zona qua, vediamo un po' che cosa avrò in mente di fare. Adesso io li vado a richiamare, così vediamo subito. Intanto andiamo a vedere qua cosa ci ha sbloccato. Ok, abbiamo fatto il tritone e la tartaruga, perfetto, penso di averli completati tutti, sì. Ok, a sto punto piano piano mettiamo a fare qualche piccola ricerca, magari sfruttiamo solo un veterinario, gli altri li lasciamo fare il loro lavoro. Qua cosa ci manca? Andiamo a vedere un pochino nel mentre arriva, anzi, mi sa che stanno arrivando, signori. Guardiamoli nelle scatoline. Signori, ci siamo. Lotaria della California. Guardate, oddio. Guardatela. Come zompetta, come va in giro, come scorrazza. Guardate il testone che ha. Guardate anche la morbidezza. È tipo un budino gigante, un otaria o la foca. Andremo a mettere anche la foca grigia, signori, perché quella sì, quella ci vuole, ragazzi. Però volevo mettere questa perché mi ispirava, mi piaceva, anche perché mi sa che fa un bel gruppo. Andiamo subito a posizionare bene bene il loro habitat, perché vedo che non stanno molto bene. Il 9% di benessere è veramente poco, quindi andiamo a mettere subito questa cosa qua. Allora, vediamo un po'. Ovviamente questo me l'ero dimenticato, l'erba lunga non serve, ma che cosa
cosa può essere per loro una cosa gradita? La sabbia, giustamente, la sabbia. Infatti speravo che chiedessero la sabbia e questi cari animaletti. Ecco il ponte magari in mezzo un pochino ai maroni. Ci siamo? Ok, il terreno ci siamo. L'acqua direi che va bene, il calpestabile va bene, la metratura, diciamo, dell'acqua va benissimo, quindi ci siamo. Perfetto. La copertura delle piante deve essere poca, quindi va bene. Vediamo se aumenta leggermente qualcosa. Habitat, temperatura, azzo, sente troppo caldo. Ok, vediamo un pochino su che temperature deve andare la ciccia. Niente, mi sa che mi tocca andare a vedere qua nella zoopedia. Allora, lei passa dai meno 4 ai 31 gradi, va bene, va bene, va bene. Allora, andiamo a mettere subito, facciamo il filtro e andiamo a prendere l'otaria della California. Eccola qua, l'otaria della California. Allora, dov'è? Cos'è sta roba intanto? Piattaforma galleggiante, signori, subito. L'andremo a mettere immediatamente, unità di raffreddamento. Olè e olè. Allora, vediamo un pochino. Gliela possiamo tenere intorno ai 15 gradi. Che dite voi, eh? Ok, in teoria dovrebbero iniziare a star meglio, sì, alla grandissima. Alla grandissima. Oh là, perfetto. Le dotazioni, dotazioni alimentari. Metti un attimo in pausa, per favore. Che è successo? Qua abbiamo raccolto una, sì, una missione. Perfetto, ci va bene, ci va bene. Dotazioni alimentari. Bene, iniziamo con i blocchi congelati, va. Glieli mettiamo qua, glieli mettiamo, guarda, glieli mettiamo uno qui. Magari anche la mangiatoia con i pesci. Li andiamo a posizionare qua, così, così i nostri cari amati visitatori possono vedere anche quando giocano. Dotazioni di gioco, sicuramente ragazzi, la piattaforma. Cioè, questa deve essere d'obbligo come cosa. Lo spruzzo che fai, non glielo metti? Certo che glielo metti, no? Scusami. Magari glielo andiamo a posizionare. Il ponte, maledizione. Lo andiamo a posizionare qua che fa più caldino. La paperella, il sottomarino, io sinceramente, signori, io lo andrei a posizionare. Ma me lo posizioni sott'acqua? Vabbè, ci potrebbe anche stare, a dire il vero, è un sottomarino, non è che... Lo andiamo a posizionare qua, guarda, così magari quando ci giocano anche i visitatori guardano come si divertono le nostre fochette. E palla grande di neve, a sto punto io l'andrei a posizionare qua, così almeno i giochi ce li hanno e sono tranquilli. Poi, vediamo un po', il cibo e l'acqua. Beh, l'acqua direi che ne hanno già in quantità abnorme. Guardala, guardala come inizia a nuotare, come inizia a divertirsi. Mamma mia, grande. Allora, cibo grande. Allora, le entrate dei nostri cosi qua, dei nostri lo staff dei nostri lavoratori, chiamiamoli così. Cibo dell'acqua grande, abbeveratoio, cibo dell'acqua che no. Ciotola dell'acqua grande, magari uno, sì, gliela faccio, dai, una ciotola dell'acqua, gliela mettiamo qua. Magari gliela mettiamo anche qua, così, dai, ci sta, dai, sì. Me gusta. Poi vediamo un po', stufe non ci servono, i giacigli, qualcosa ci potrebbe servire, vediamo un po'. Il rifugio stanno bene per essere, quindi non penso che questa possa essere una cosa che gli aggradi. Insomma, magari ci potrebbe stare, eh? La piattaforma, signori, si sa che ne vanno ghiotte le otarie, con le piattaforme. Magari la mettiamo qua. Olè, perfetto. Sai come si divertono a prendere il sole? Allora, dovremmo esserci. Magari possiamo andare a posizionare qualche pianticella, non esagerando, perché a loro non interessa più di tanto la copertura. Quindi... Continenti, Nord America e... No, io andrei con col solo Nord America, sinceramente. E invece i biomi, ovviamente acquatico, e zone temperate. Io andrei a fare con il semplice acquatico. Ci potrebbe anche stare. Che dite voi, eh? Beh, a dire il vero, neanche più di tanto, perché alla fine...
Magari sott'acqua, sì, sott'acqua io andrei a mettergli qualcosa. Magari senza agganciare l'acqua, perché sennò qua diventa un delirio. In pratica mettendo un po' di praticello subacqueo sono già andato a riempire completamente la copertura delle piante, quindi direi di fare basta, perché penso che se metto qualcos'altro le vado a disturbare, quindi va bene così. A sto punto pensavo di mettere qualcosina in più. Se metto zone temperate mi aggiunge qualcosa, a dire il vero io avrei, mi sarebbe piaciuto aggiungere anche qualcosina, ma ho paura che poi gli vado a rompere le palle semplicemente aggiungendo delle cavolatine. Quindi a sto punto, cos'è sta roba? Ah, però che carina, se vado, aia. Sono carine, non è che dai, ci stanno. Allora, potrei anche... No, 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 togli. Va bene così, signori. Le otarie hanno detto basta, perché sennò si trovano a disagio. Peccato, peccato, sarebbe venuto fuori qualcosa di carino. No, mi serve l'otaria per vedere come sta. Ok, vediamo un pochino. Allora, qua ci siamo, perfetto. La copertura è a limite, ma va benissimo. Le dotazioni, ok, perfetto. Signori, le nostre otarie sono pronte. Guardate che carucce. E guardate, magari sì, col buio magari si vede poco, a dire il vero. Qua ci mettiamo l'otaria della California. Qua idem. Perfetto, perfetto. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia. Se i nostri visitatori poi iniziano anche a scendere, ne saremo anche grati. E loro ne saranno a noi, perché ovviamente vedranno con tanta bellezza. Vorrei vederlo un po' giochicchiare, a dire il vero. Però se non viene il giorno, sai com'è. Sai com'è. Comunque guardate che figata, sono andato a abbellire un po' tutto in tema acquatico, richiamando un pochino, dai, lo stile... non californiano, però comunque lo stile delle spiagge, tra virgolette. Spero che sia venuto abbastanza bene. Qua c'è questo capanno vecchio stile. Addirittura qua, se possiamo fare una cosa, andiamo con l'acquatico e si potrebbe... Porca miseria, ho sbagliato. Si potrebbe andare a selezionare anche delle robine interessanti. Adesso queste non sono proprio tarie, sono foche. Quindi non so neanche se andarle a prendere, a dire il vero. Intanto, prima di fare questo... veterinaria, mi vai a ricercare le mie care otarie, perché sì, perché mi serve sapere il più possibile sulle nostre care amiche. Però qua volevo fare un'altra cosina, a dire il vero. Se vado sull'Oceania io potrei prendere tipo le canoe e metterle qua, a dire il vero. So che magari c'entrano poco, però secondo me ci potrebbe stare come cosa, capito? Perché sì. Ci potrebbe stare come cosa, ci potrebbe stare, a dire il vero. Che dite? Ci sta, ci sta. Ragazzo, sta al fondo qua. Guarda. Ci sta, come se fosse una specie di piccolo garage. I loro signori vogliono scendere qua a dare un'occhiata alle otarie, a dargli voce o no? Ah, guardiamo da qui, così non sborsiamo niente. Hai capito? Hai capito? Pezzi di fango. Ma vi perdete il bello? Io vi ho fatto la vista da per vederle da sotto. Siete degli ignoranti, guarda. Allora, mi fanno già arrabbiare. Mi ero rilassato in vacanza, adesso questi mi fanno incazzare. Vabbè, ora lo metto qua e poi ne prendo un altro e lo metto qua. Perché signori, sennò qua ci fregano, ci fregano i soldini, ci fregano. Sennò noi come facciamo a sfamare le otarie e gli altri abitanti dello zoo? Mi serve questo, mi serve. Su, via. Sto qua, me lo prendo, lo metti così. Oh là, perfetto. La didattica. Ci siamo con la didattica. Perfetto.
Perfetto, prendiamo tutti, prendiamo. E l'unica cosa che volevo fare prima che i nostri cari mariuoli qua non sganciano è mettere uno di questi soldini qua. Perché sinceramente sì. Guarda, non va mica nessuno. Pezzi di fango schifosi. Guarda, non avevo neanche messo qua il salvadanaio qua. Per dare i dindini. Pezzi di fango. Vabbè. Oh là, finalmente qualcuno che sta andando. Fatica, ragazzi. Fatica a fare le scale. Su, via. Oh là. Bisogna minacciarli. Del vero, qua potevo farlo direttamente tutto con le ringhiere. Sarebbe stato più caruccio, forse. Fa lo stesso. Fatto sta che adesso noi... Un attimo, che adesso andiamo a vedere un pochino tutto, tutti i vari problemi, perché non sia mai che non ci siano problemi, maledizione, giustamente i nostri cari distributori ci tengono sempre a farsi ricordare come delle cose brutte e cattive e da buttar via nel bidone. Vediamo un po', i nostri cari otari, sta diventando giorno, finalmente andiamo a vederle da più vicino. Si chiama Sophie questa. Guardatele come nuotano. Che meraviglia. Oh, vedete lì i visitatori, finalmente. Questo che volevo io. Guarda che meraviglia. Che meraviglia, sono contento. Sono contento di aver creato una roba del genere. Ale? Ah no? Non niente banchina? Oh, guardate che figata, fatta con i barili. Ma che meraviglia. Dai, usala, ti prego. Usala, voglio vedere come si divertono. Ah, che meraviglia le foche. Bellissime. Vabbè, non volendolo abbiamo due punti dove possono guardare in leggerezza le nostre otarie. E che bello questo posticino ricreato. Bello. Mi piace. Mi vanto delle mie cose da solo, però va bene. Allora, signori, che è successo? Che serve un custode qui, che serve un veterinario e anche un meccanico, così, a gratis. E, questo ok, questo l'abbiamo fatto, la ricerca è completata, vediamo un po' il tema europeo, perfetto, stiamo sbloccando il mondo. Sono curioso di vedere i temi europei, che cosa ci danno. Le bradipe sono rimaste da sole. Quindi non va bene, hanno problemi sociali, giustamente. Allora, fammi vedere un attimo quanto può arrivare a 6, va bene. Allora, senza andare a togliere nessuna bradipa, andiamo a ricercarne qualcuno di maschio, però, ovviamente. Bradipo variegato, madonna. Cioè, non ho fatto in tempo, ragazzi, non ho fatto in tempo. E sono solo femmine, ragazzi. Vedi il femminismo alcune volte? Gli estremi non vanno mai bene. Allora, quest'oggi poi dobbiamo andare a fare una cosa per i nostri cari visitatori. Vale a dire mettere le strutture per l'alimentazione, anzi il beveraggio, la beveratoi dobbiamo mettere. Europa, food truck. Ma che meraviglia! Ma è bellissimo! No, aspetta, da buono. Ma è meraviglioso il food truck! Ma che bello! Lo andremo a mettere, signori. Lo andremo a mettere. I distributori magari anche col cazzo. È vero che avevamo... Signori, il ristorante dobbiamo fare. Dobbiamo fare il ristorante. Comunque dobbiamo andare a mettere un po' di negozi di bevande. Anche perché li abbiamo sbloccati tutti, se non erro. Sì, negozi di bibite li abbiamo sbloccati tutti. Quindi andiamo a posizionare qualche negozio di bibite, perché i nostri cari amati visitatori ne hanno bisogno. E però vorrei metterlo con le strutture varie. Che sì, perché ci sta. Vediamo un pochino. Qua sto sbloccando il mondo. Ma pensa a te, ma che storia. Ma che carino. Classico europeo. Però, devo dire che non è niente male. Entrata dello zoo. Che vuol dire entrata dello zoo? Battello. Pullman. Non so cosa sia sta roba, a dire il vero. Cioè, entrata dello zoo cosa vuol dire? Che, cioè, tipo lo posso posizionare qui? E la gente prende il pullman? Oppure è proprio un'entrata vera e propria? Ma pensate che storia. Negozio gra...
che figo! Ma sono bellissimi! Ma che meraviglia! Che meraviglia! Minchia, questa è una toilette? Toilette grande? Oh, la miseria! Ma che cazzo! Va bene, va bene. Ci divertiremo, ci divertiremo. Allora, oceani. Allora, andiamo a vedere un pochino qua. Qua gli abbiamo già messo il nuovo mondo, che ci può stare tranquillamente. Magari qua, prima di entrare nella zona dei kiwi, io andrei a mettere sinceramente il ristorante. Allora, a dire il vero, potrebbe essere un po' un casino metterlo qua. Allora, l'entrata è qui, solo che dopo si va un po' troppo vicino agli edifici dello staff, cosa che sinceramente mi fa un po' schifo. A sto punto mi vado a mettere i negozietti, che ci sta quello delle bibite, a dire il vero. Eh sì, ci sta, ci sta. Allora andiamo a posizionare qua, magari leggermente distanziato, perché la fila vorrei che si creasse all'interno della stradina che porta poi al negozio, perché sennò diventa un delirio. Un attimo, che sto provando. No. Ci sono. In teoria dovrebbe andare. Perfetto, perfetto. Così almeno li abbiamo messo anche qua. Negozio di bibite. Poi lì c'è già. Guardate, lo facciamo qua. Lo facciamo, va. Visto che qua comunque, diciamo, continua leggermente. Anzi, potremmo fare una robetta del genere. Si può appiattire il terreno, aggancia il terreno, evidenzia, vediamo un po' se si può fare una robetta del genere, perché qua secondo me ci potrebbe, non si può fare, giustamente, giustamente. Noi allora facciamo una roba, andiamo a modificare il terreno, negozio grande, eccolo qui, guarda, direi che è perfetto, è perfetto. Che cosa possiamo mettergli? Mettiamo questo. Così, poi gli possiamo mettere, non so se mettergli un negozio di cibo di fianco oppure un altro negozio di bibite, però secondo me non ha molto senso. Andiamo a mettere questo che l'abbiamo sbloccato da poco. Così, va bene? Vi aggrada il sentiero? Non c'è il sentiero, non c'è il sentiero. Rimediamo subito. Qua forse, a dire il vero, potrei cambiare il sentiero per questa zona qua. Non so cosa mettere però. E niente, mi tocca farlo così, perché sennò non è contento. Anzi, qua c'è una piccola... che fastidio. Ok, diciamo che può andare bene così. Non me l'ha fatto fare come volevo io, ma va bene. Voi come state? Tutto a posto? Più o meno, sì, più o meno. Non sono in gran forma, non le vedo molto... È asiatica, va bene. Ah, sono gemelle, perfetto. Va bene, ci sta, bastava saperlo, non è che... Non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Ma se io faccio una roba del genere, Sud America o America, dopo dipende, e potrei mettere anche delle robette così, giusto? Eh sì, perché ci potrebbero anche stare, a dire il vero. Che dite voi? Lì c'è già, magari ne mettiamo uno qua e basta. Poi si potrebbe anche decorare, perché questo negozietto, a dire il vero, non è un granché. No, non volevo fare questo. Scemo, scemo, gomma, gomma. Grandissimo. Mettiamo le testoline dell'isola di Pasqua. Guardate che meraviglia. La mettiamo una al centro. Ma che meraviglia, che giudica tutti quando passano. Mi piace. Non è proprio centrato. Ok, perfetto. Ci sta, ci sta, ci sta. Magari si può fare anche... Si può fare anche qualcosina di più, a dire il vero, però... guardate qua che figata, ci potrebbe stare anche una robetta del genere, a dire il vero. Sempre comunque fa parte del Sud America, guardate il lama. Cusco, bellissimo. Le follie dell'imperatore. Sud America, ma questo è... Che meraviglia, ma che meraviglia. Oh, per il momento io editerei così la zona qua, quindi ci potrebbe anche stare. Poi magari vedremo più avanti. Qua ci sono delle toilet. A sto punto potrei mettere anche qua degli abbeveratoi per i nostri visitatori. Stavo pensando anche di fare qualcosa qui, perché sinceramente potrebbe starci, visto che comunque loro vengono qua a vedere i pecari o i bufali. Quindi a sto punto andiamo a vedere
quale struttura possiamo mettere. A me non dispiaceva il classico europeo, perché sinceramente ci potrebbe stare. Adesso qua il muro l'abbiamo cambiato, però per come era prima poteva essere qualcosa di carino. Stato recinzione, meccanico subito. A questo punto li faccio andare tutti. Una volta che va uno vanno tutti. Se no, sono toilette, però sinceramente sui bufali di pecari non è che ci stia un granché. In teoria, i nostri cari amici piccolini qua, da dove derivano? Che io non me lo ricordo più. Nord America, America Centrale, Sud America. Ah, ok, invece i bufali immagino Sud America. Azzo, è anziano. John, te ne stai per andare, amico, vero? Immagino di sì. Nord America, vediamo un pochino se scrivo Nord. Nord America non abbiamo niente, a dire il vero. America in generale penso di no, penso che abbiamo più del Sud America che del Nord America, a dire il vero. È un peccato. Invece nelle strutture Nord, un cazzo, perfetto. America invece Sud America. Ma così è una bufala, è una cattiveria questa, bella e buona. Classico europeo non mi interessa, ci sta, secondo me si addice. Questo che cos'è? Una toilette? Magari anche no, il negozio io volevo, a dire il vero. No, il classico europeo del negozio è questo. Porca miseria. Questo è quello di souvenir. Quindi è già un negozio di souvenir, negozio grande, vuoto. I bagni mi piacevano. Non si può fare a cambio? Togliere i bagni e mettere quell'altro? No. Non sia mai. Andiamo a mettere il tema Nuovo Mondo. Mettiamo il coffee, va. Che secondo me può essere molto molto gradito per i nostri amici. Pizza Ben, signori, la facciamo all'italiana sto negozio. Lo facciamo all'italiana. Pizza e caffè, perfetto, perfetto, ci piace. Ci piace, guarda qua, mamma mia. Non è una pizza italiana questa, ma neanche per sbaglio. Ok, perfetto, così striccare i visitatori se vogliono possono deliziarsi. Una cosa che volevo fare, a dire il vero, è andare a mettere anche qualche panchina, a dire il vero, perché ci potrebbe anche stare, perché sembra che qui non le abbia messe, vero? Mi sembra proprio di sì. Come stiamo mettendo un po' di roba, andiamo a mettergliela, perché il comfort prima di tutto, ragazzi, prima di tutto. Vicino ai bidoni ci fa piacere, perché così invece di buttarle cartacce per terra le buttano dentro il cestino. Olla. Perfetto. Una anche qua, una anche qui. Non l'ha voluta mettere perché non gli piaceva il terreno, male male. Perfetto, perfetto. Ci siamo signori. Acquatico non è un granché, a dire il vero, perché vi faccio vedere. A parte essere ingombrante a bestia inutilmente, ma guardate qua, non è proprio bellissimo, anche se qui ci potrebbe stare, ci potrebbe magari uno piccolino con le bevande, che dite? Qua sotto i bagnini, qua la torretta per la salvaguardia della fauna marina. Qui invece cosa ne andiamo a mettere? Del juice, dello smoothies, della water, dell'energy. Dell'energy, dai. Non sia mai che i nostri visitatori qua si stanchino troppo a fare due scale in croce. Come cazzo si posiziona sto cretino qua? Va bene? Ci stai? Ti aggrada? Penso di sì. Penso gli vada bene. Qua comunque anche le pacchine, tutti i cestini acquatici. Cosa meravigliosa. Cosa abbiamo fatto? Lotario, perfetto, perfetto, lotario che ci aggrada. Qui magari un meccanico se fa il suo lavoro fa anche bene. Allora, vediamo un po', perché i nostri cari amici hanno sete, hanno sempre sete, maledizione. Questo è il negozio? No, quello dentro volevo vedere. Ok, la water. Oh, e comunque ne stiamo mettendo, ne stiamo mettendo, ma non basta. Giustamente bisogna tenersi idratati. Qui non vi posso dare l'idratazione, Cristo santo, anche voi. Non ve la posso dare all'interno dei pipistrelli, scusa. Però posso fare qualcos'altro, posso creare dei negozietti qua
al di fuori. Prima fatemi aggiustare queste. Vedete, poi mi prendono di soprassalto le macchinette automatiche e giustamente non reggono. Allora, vediamo un po'. Togliti sta roba. E ci sono un po' di pipistrelle, a dire il vero. Infatti il coso sociale non è un granché. Allora, il pipistrellino qua è dell'Oceania, giusto? Giusto. Quasi quasi lo metto a tema Oceania. 20 e siamo a 40, maledizione. Ma scusa, non avevo messo la gestione del popolume, del popolame qua? Miseriaccia schifosa. Quanti sono? Allora, aspettate un attimo. Fino a quanto possono arrivare? A 35 esemplari. Sforiamo di 5, ma la gestione qua non funziona? Perché non l'ho attivata, sono un cretino. Guardate figata quanti sono. Devo andare a abbellire le gabbiole qua, perché così non mi piacciono per niente. Vediamo. Attenzione, un orgasmo. E oceano. Perfetto. Tratta dello zoo, non ci interessa. Negozio piccolo, direi proprio di sì. Mazza, però andiamo. Andiamo proprio a pelo, ragazzi. Sì. La palma è entrata dentro, però se non gli dà fastidio, penso che vada bene così. Quindi ci potrebbe anche stare come cosa, magari. No, togliamo sta roba per favore. Negozio di bibite. Hanno sete i nostri ragazzetti qua, hanno sete. Un salutare negozio di acqua. Dov'è? Ah sì, con un minimo di ripidezza. Un minimo di salita, diciamo. Che dite? Vi piace, vi gusta? Magari vi mettiamo anche un pochino di decorazioni oceaniche. Cosa ne dite? Vi gusta? Porca miseria. Oceania. Guardate qua, vediamo un pochino. C'erano in teoria i pali, quelli che si illuminano, che sono carucci. Così magari per farvi vedere. Oh, guardate, c'è un negozio di bibite. Andiamo a dissetarci. Perché se no loro non ci arrivano, purtroppo. Potrei metterlo qua sopra, a dire il vero. Neanche più di tanto. Neanche più di tanto. Qua sì, però. Questo in teoria è un piccolo braciere, guardate. Vedete che caruccio che è. Qua potrei mettergli delle robette così. Comunque fa parte dell'Oceania. No, questo è piccolino. Ovviamente. Questo si può modificare. Possiamo modificare anche i colori, ragazzi. Quindi è una cosa molto, molto figa da fare. Se uno ci vuol perdere un pochino di tempo. Questo invece è il completo. Perché no? Perché no? Ci può stare. Mi piace, a me gusta. Almeno facciamo diverso l'uno dall'altro. Maria. È morta Maria. È vero che hanno pochi anni di vita i capibara. Purini. Purini i nostri capibara. Che cosa ci ha sbloccato? Vediamo un po'. Abbiamo finito il tema europeo. Abbiamo finito tutti i temi? A dire il vero no. Possiamo andare a ricercare il tema dell'est, Asia dell'est. Vai, perché ancora non abbiamo fatto. Che è successo qua? Meccanici, tutti, chiama tutti, chiama. Un'altra ricerca, pronti? Che è successo qua? Ma porca miseria, ma porca. Porca di quella miseria. È un delirio. Guarda qua che tempo. Guardate che figata. Guardate che bello di notte con tutte ste luci. Che meraviglia. Ma che meraviglia, ragazzi, è meraviglioso. È meraviglioso. A sto punto il bradipo. Andiamo a vedere un attimo il bradipo da dove viene. Anche voi lo stato sociale non va bene. La gestione qua. Ragazzi, vi ho detto di gestirli. Non lo sapete gestire? Perché 7-3, scusami. Come cazzo funziona il bradipo? 1-6. Funziona male, la cosa qua, la questione. Da 1-6. Allora, adesso te la gestisco io. Dammi la gestione qua. 3-3. Basta. Vanno bene così, Roberto, Rodrigo e Abrahao. Non so come si legge.
Luciana, Vera e Raquel. Boom, ci siamo signori, stanno di nuovo bene i nostri cari bradipi. Vediamo un pochino da dove provengono. Dal Sud America, quindi qua potremmo andare a creare qualcosa. Eccolo qua, vedete, del tipo che se magari me lo metti un pochino basso, perché sai com'è, ecco. Perfetto, mi piace, andiamo a metterlo dall'altra parte. Non dentro, che i bradipi sono un po' tonti, si potrebbero bruciacchiare. Questi magari li vado a togliere, non servono qua. Questi li vado a togliere e questi invece li vado a posizionare qua, perché così creiamo l'atmosfera giusta. Sì, ci sta ragazzi. Ci sta a farli anche così gli habitat, andare a modificare piano piano un po' tutto. Qui magari possiamo togliere. Qua cosa posso andare a modificare? Ah, luce automatica. Aspetta un attimo che mi prendo questi, li duplico, che faccio prima probabilmente. Sì. Boom. Fanno poca luce a dire il vero, però ci può stare. Mi potrebbe far vedere comunque i punti di abbeveraggio, per i visitatori, così almeno da capire se devo aggiungere un pochino di più, devo fare qualcosina di più. Comunque li abbiamo aggiunti, ma il popolame non è contento. Tocca fare una zona dove ci mettiamo i ristoranti, una bella gigantesca zona dove mettere i ristoranti, perché sì, perché ci stanno. I ristoranti ne abbiamo solamente due tipi, quello dell'Oceania e quello dell'Europa, che è un po' un peccato. Allora, abbiamo questo qua di tra virgolette vergine che potremmo andare ad abbellire noi in qualche maniera. Come funziona, scusate? Che si entra da qua, si entra. Capire come fare. Anche questi comunque sono alla fine dei piccoli banchetti che possiamo poi andare a creare noi magari l'infrastruttura. Però ci devo mettere un po' di calma e pazienza per fare queste cose. Direi che è giunto il momento di andare a leggere qualcosina sulle nostre otarie. Perfetto, il tema classico l'abbiamo finito. Chi altro qua? Rinna, iniziami il tema Africa, va. Le otarie, ragazzi, le otarie. Andiamo a leggere le otarie. Io ho fatto solo un animale quest'oggi per andare a vedere un pochino anche di mettere giù qualche struttura, e così magari da farlo un pochino più breve e riuscirò a farlo uscire il prima possibile. L'otaria della California è una specie nativa delle regioni costiere occidentali degli Stati Uniti e Messico, solitamente di colore marrone scuro con fianchi e ventri più chiari, anche se alcune femmine possono essere di colore marrone chiaro. I cuccioli hanno una soffice pelliccia marrone che perdono quando raggiungono i 5-7 mesi di vita. I maschi sono lunghi tra i 2,25 e i 2,5 metri e pesano tra i 250 e i 300 kg. È soffice ma anche pesante. Le femmine sono molto più piccole, sono tra i 1,8 e i 2,1 metri e pesano tra i 80 e i 100 kg. Beh, l'otaria della California non è una specie in pericolo. Bene, ci fa piacere. Classe mammiferi, ordine carnivori, famiglia otaridi, genere zalofo. Non so cosa sia, a dire il vero. Qui abbiamo tutta la zona in cui si estende la nostra cara e amata fochina. Magari andiamo a mettere in pausa prima che succeda il finimondo e io non riesco a stargli dietro. Bisogni sociali. Le otarie della California sono animali sociali e si vedono spesso insieme sia in acqua che sulla terraferma, dove si riuniscono in gruppi numerosi e collaborano alle protezioni dei cuccioli. Sì, infatti queste, se tipo andate a San Francisco, probabilmente le potreste anche vedere in qualche molo, eccetera, eccetera, perché sono abbastanza tranquille in mezzo alla gente. Riproduzione. Durante la stagione dell'accoppiamento, le otarie della California salgono sulla terraferma e formano grandi gruppi chiamati colonie. All'interno della colonia i maschi stabiliscono un territorio e lo difendono dai tentativi di invasione di altri maschi, anche combattendo se necessario. I maschi di dimensioni maggiori possono mantenere più a lungo i territori. Le cospicue riserve di grasso, infatti, permettono loro di passare più tempo sulla terraferma senza dover tornare in acqua per procacciarsi il cibo. Ah, fanno scorta, ragazzi. Fanno scorta di cibo tramite il grasso, e poi chi è più
sostanzioso, mettiamola così, riesce a stare più sulla terraferma. I medi maschi trascorrono 27 giorni sulla terraferma a difendere il proprio territorio, però i maschi più grandi possono resistere fino a 45 giorni. Via. Però, le riserve delle nostre care otarie. Le femmine arrivano sulla terraferma a gravidanza inoltrata dopo la stagione dell'accoppiamento precedente e partoriscono un solo cucciolo che allattano frequentemente per i primi 10 giorni. Dopo i 10 giorni i cuccioli, che nel frattempo sono aumentati di peso, si riuniscono in gruppo mentre le madri tornano nell'oceano in cerca di cibo. In questo periodo i maschi proteggono i gruppi di cuccioli dai predatori. Le femmine si allontanano per un periodo compreso tra i 1 e 3 giorni. Al loro ritorno ritornano sulla terraferma. Trascorrono una giornata intera a nutrire il proprio cucciolo, che riconoscono grazie a dei richiami particolari. Che figo! Fanno più o meno un po', diciamo, lo stile del pinguino, tra virgolette, che la mamma va a procacciare il cibo per il cucciolo. Anche se non sbaglio, il maschio non è che rimane a difendere i cuccioli, se non ricordo male. Non mi ricordo. Comunque è molto simile a quello dei pinguini reali, mi sembra. O imperiali, non mi ricordo più. Quando sono pronte ad accoppiarsi, solitamente a 3-4 settimane dopo il parto, le femmine si radunano in gruppo. Diverse femmine dello stesso gruppo possono accoppiarsi con lo stesso maschio per poi allontanarsi e far spazio alle altre. Mazza, belli orgioni, eh? Questi gruppi solitamente contano tra i 2 e i 20 esemplari. Le femmine iniziano il corteggiamento presentandosi al maschio in posizione sottomessa. L'accoppiamento può avvenire sulla terraferma o in mare e può durare da diversi minuti fino a 2 ore. Buon gusto le otarie. Le femmine mette fine all'accoppiamento mordendo il collo al maschio. Meno male che non morde qualcos'altro. Sebbene le femmine si accoppiano poco dopo aver partorito, l'impianto dell'ovulo fertilizzato può avvenire in un momento successivo e possono passare anche 3 mesi prima che la femmina resti incinta. La gravidanza dura 8 mesi e mezzo, più o meno come noi. Le femmine si prendono cura del loro cucciolo anche durante il corteggiamento. Le madri accudiscono i piccoli fino a quando questi non perdono la pelliccia e sono pronti a immergersi in acqua. I cuccioli imparano a procacciarsi il cibo verso i 7 mesi d'età. Lo svezzamento è completo a un anno d'età, quando la madre è pronta per partorire nuovamente. Le femmine di otarie della California raggiungono la maturità sessuale a 3 anni e mezzo. I maschi raggiungono la maturità sessuale a 5 anni, ma possono ritardare l'accoppiamento per accumulare la massa corporea che permetterà loro di difendersi il territorio. I maschi si accoppiano per la prima volta a 9 anni. Bene, bene. Animale particolare, devo dire, molto interessante. Non sapevo di tutte queste sue caratteristiche. Se non sbaglio, noi l'ultima volta dovevamo finire di leggere il nostro piccolo Bradipo, se non sbaglio, perché mi sa che non l'abbiamo mai letto. Penso proprio di no, quindi adesso io lo andrei a leggere. Poi dovremo leggere anche la tartaruga e il tritone, a dire il vero. Quindi così quest'oggi concludiamo tutto. Mammiferi, classe mammiferi, ordine Pilosa, famiglia Bradipodi, genere Bradipus. Beh, facile. Bradipo variegato. Il bradipo variegato, Bradipus variegatus, giustamente, è un mammifero arboricolo che vive nelle foreste pluviali di Sud America e America Centrale. Ha una pelliccia che varia dal grigio chiaro al marrone, arti allungati con braccia più lunghe delle gambe e una corta coda vestigiale. Mani e piedi sono caratterizzati da 3 artigli, molto più lunghi sugli arti anteriori. La testa è arrotondata, infatti ha una testa tondina che fa morire, con orecchie poco evidenti e strisce marroni scuro, che vanno dagli occhi ai lati della testa. I maschi e le femmine sono simili e l'unico tratto che li differenzia sono le macchie sulla schiena, tipiche dei maschi. Ah, sono alti circa 60 cm e pesano tra i 3,5 e 5,2 kg. Beh, leggerini, dai. La specie è considerata a rischio minimo ed ampiamente diffusa sul suo habitat. Tuttavia il bradipo variegato soffre la deforestazione e lo sviluppo dell'uomo e la sua popolazione è in calo. Poverini, poverini. Uno degli animali più tranquilli, più... Che poi non è detto, perché il bradipo c'è una specie che comunque è abbastanza incazzosa e può essere anche pericolosa. Però dai. Cioè, è la calma fatta animale, dai, su via. Il bradipo variegato è solitario in natura. Gli adulti passano del tempo insieme solo per accoppiarsi, giustamente, hanno una voglia di rotture di cazzo. Fa bene. Sulla stagione riproduttiva del bradipo variegato si sa ancora poco. Si presume che la sua durata possa variare in base al luogo, ma probabilmente nella parte settentrionale dell'area di distribuzione essa ha un luogo tra gennaio e marzo.
all'inizio della stagione delle piogge. La femmina emette versi e grida per attrarre un compagno e solitamente si accoppia con il primo maschio che risponde al suo richiamo. Così, il primo che arriva meglio alloggia. Il maschio raggiunge la femmina sul suo albero, dove i due si accoppiano. L'accoppiamento dura tra i 10 e i 15 minuti, sì, sbrigativo, forza un po'. E al termine di esso il maschio si allontana immediatamente per andare in cerca di altre femmine. Ah, però il maschio è abbastanza interessante, gigolò. Dopo una gravidanza che dura tra i 7 e 8 mesi, la femmina partorisce un unico cucciolo. Dopo la nascita la madre porta in giro il piccolo sulla pancia. Per i primi 2 mesi di vita il cucciolo viene accudito dalla madre, dopodiché inizia a mangiare cibo solido. Il cucciolo può leccare rimasugli di cibo dalla bocca della madre per capire quali fogliame sono commestibili. A 4 mesi il cucciolo viene svezzato completamente, diventa indipendente. Le giovani femmine raggiungono la maturità sessuale a 3 anni, mentre i maschi la raggiungono a circa 4 anni. Comunque, bene, quindi fanno un cucciolo, come le otarie. Non avrei mai detto che le otarie sfornassero un cucciolo e basta. La tartarughina qua, dal dorso di diamante. Tartaruga dal dorso di diamante settentrionale è una piccola specie di tartaruga che vive nelle paludi costiere, salmastre degli Stati Uniti orientali e meridionali. Il suo carapace presenta un caratteristico motivo a diamanti con anelli concentrici chiari e scuri all'interno. I motivi e le loro colorazioni cambiano in base alla specie. La lunghezza media del carapace dei maschi è di 13 cm, mentre le femmine raggiungono i 17. La tartaruga dal dorso di diamante settentrionale è una specie vulnerabile. La caccia eccessiva nei primi anni del Novecento l'ha portata sull'orlo dell'estinzione. Ma perché? Anche lo sviluppo urbano nelle zone in cui vive e depone le uova ha avuto un impatto negativo sulla popolazione. In molti degli stati in cui vivono sono ora in vigore delle leggi che le proteggono, ma sebbene il numero di esemplari sia in crescita, la popolazione è ora a rischio. Un pericolo per le tartarughe dal dorso di diamante settentrionale è costituito dalle trappole per i granchi, in cui spesso restano bloccate fino ad affogare. Poverine. Classe rettili, ordini Cheloni, famiglia Geoemedidi, genere Malaclemis. Attenzione, Malaclemis. Bisogni sociali. Le tartarughe dal dorso di diamante settentrionale tornano agli altri esemplari della stessa specie solo se hanno spazio a sufficienza. In quel caso vivono bene insieme, interagendo occasionalmente, anche se quasi la totalità delle interazioni tra gli esemplari si verifica durante la stagione degli accoppiamenti, come giusto che sia. Durante la stagione degli accoppiamenti, inizio primavera, la femmina nuota in superficie per farsi vedere e avvicinarsi dai maschi. Quando un maschio si avvicina, le femmine può permettergli di accoppiarsi subito o può allontanarsi. In questo caso i maschi possono rincorrere le femmine anche per grandi distanze. Le femmine possono conservare lo sperma di diversi maschi per molti anni e la fertilizzazione delle uova è ritardata. Ah, interessante. È quindi possibile che ciascuna nidiata di uova appartenga a un padre diverso. Mazza, un mischione, un frappè di spermatozoi che va in giro per la tarta, va bene. Quando la femmina è pronta si dirige verso una spiaggia sabbiosa e scava un nido di 10-20 cm in cui depone le uova per allontanarsi. Le uova si schiudono a fine estate o inizio autunno. Alla schiusa i piccoli misurano circa 50 mm. I maschi raggiungono la maturità sessuale quando misurano 110 mm, quindi dopo 2-3 anni dalla schiusa. Le femmine invece devono raggiungere i 171 mm di lunghezza, il che avviene dopo 8-10 anni dalla schiusa. Però, 35 anni aspettativa di vita, quindi ci può stare. È una piccola zona comunque del Nord America, interessante. Dulcis in fundo, signori, cari tritoni, vediamo un po' che cosa ci viene detto su questi anfibi. Classe anfibi, ordine caudati, famiglia salamandridi, genere triturus, vabbè. Il tritone crestato del Danubio, o Triturus dobrogicus, è un anfibio che vive nelle acque a corso lento del Danubio, nei suoi affluenti e nelle aree boschive circostanti. I fianchi e la schiena sono ricoperti di pelle nera e marrone con chiazze bianche e nere, mentre il ventre e la gola presentano un colore rosso-arancione acceso con motivi scuri. Come tutti i tritoni crestati, anche questa specie è caratterizzata da un evidente dimorfismo sessuale, con i maschi che
esibiscono una caratteristica cresta dorsale seghettata durante la stagione dell'accoppiamento. I maschi sono lunghi tra i 13 e i 15 cm, mentre le femmine sono leggermente più grandi e possono arrivare a 18 cm. Attenzione. Il tritone crestato del Danubio è classificato come a rischio minimo e protetto in tutta la sua area di distribuzione. La specie è minacciata dalla distribuzione del suo habitat, dalla distruzione del suo habitat, a opera dell'umano, giustamente. Spesso inseguito dalla costruzione di dighe o all'inquinamento di specchi d'acqua. L'accoppiamento con altre specie di tritoni, inoltre, riduce il numero di esemplari puri nella popolazione. Ah, si possono anche fondere con altre specie di tritoni. Interessante, interessante. Ecco, vedete qua. È vicino a noi, è vicino a noi. Bisogni sociali. Il tritone crestato del Danubio non ha particolari bisogni e spesso vive in solitaria. Se ha a disposizione abbastanza spazio e cibo, tollera la presenza di altri esemplari. Tra febbraio e marzo i tritoni crestati del Danubio adulti si spostano nelle zone riproduttive. Solitamente si tratta di specchi d'acqua molto lenti o fermi nei pressi del punto in cui è avvenuta la schiusa. Durante il corteggiamento i maschi tendono a essere aggressivi nei confronti dei rivali, giustamente. I maschi seguono le femmine e una volta raggiunta un'area aperta e pianeggiante si mettono in mostra per corteggiarle. Durante questa danza di corteggiamento i tritoni si muovono la coda, inarcano la schiena e fanno ondeggiare la cresta, attenzione. Dopo l'accoppiamento il maschio deposita sul terreno uno spermatoforo e guida la femmina fino a esso, non so cosa sia. La femmina accoglie lo spermatoforo, non so neanche se si dice così, nella sua cloaca per fertilizzare le uova al suo interno. Ok, quindi non c'è l'inserimento, il classico, il famoso. Diversi giorni dopo depone le uova sulle foglie delle piante acquatiche, che poi ripiega per proteggere le uova. Un involtino, perfetto. Questo processo può richiedere fino a 2 settimane, durante le quali le femmine può deporre fino a 200 uova. Porca miseria, sono in pericolo questi, madonna mia. 2 o 3 settimane dopo le larve iniziano a uscire dalle uova e rimangono allo stato larvale. Si chiama così per gli anfibi, stato larvale. Per 2-4 mesi prima di avviare la metamorfosi, dopo essere passati alla loro forma adulta, i tritoni si spostano in luoghi umidi e riparati sulla terraferma, solitamente vicino a un bosco. I tritoni raggiungono la maturità sessuale a 2-3 anni e si riproducono una volta l'anno durante la loro fase acquatica. Ok, ok, perfetto, perfetto. Diciamo che è stato interessante anche il fattore tritone, molto molto carino. Direi che, se non sbaglio, li abbiamo letti tutti, quindi possiamo andare con calma. A questo punto concluderei qua il video, perché sì, perché se no andiamo troppo per le lunghe, le vorrei fare un pochino più brevi, così andiamo avanti più velocemente e riesco magari a farvi uscire un pochino di più. E vi vorrei lasciare una piccola curiosità, una piccola... lasciarvi con un pochino di amaro in bocca quest'oggi, perché ragazzi io sto preparando un altro recinto, ho già in mente cosa mettergli al suo interno, ho dovuto cambiare l'animale perché l'altro non ci poteva stare, mettiamola così, poi vi spiegherò quando lo faremo. Io spero che possa andare bene ai visitatori, che non caghino il cazzo, perché il recinto è questo. Io gli ho fatto l'entrata sotterranea che passa al di sotto e sbuca al centro, ovviamente con il recinto fatto apposta, così che possano vedere tutto intorno a loro l'animale che scorrazza beatamente. Però spero che non dia problemi il gioco come se fossero all'interno. Boh, non lo so, vedremo solo giocando a sto punto. Fatto sta che vi lascio questo piccolo spoilerino, tanto probabilmente se mi sono mosso a Cazium avrete già visto che stavo preparando qualcosina qua. E quindi la prossima volta andiamo a fare questo qui, sarà un bel esemplare, una bella bestiola andremo a inserire qua al suo interno. Come potete vedere ha dell'acqua, ha un po' di terreno, gli serve uno spazio abbastanza gigantesco. Questo probabilmente lo vedremo la prossima volta, intanto ditemi se è possibile che dia problemi o non dia problemi, possa andare tranquillo eccetera eccetera, e magari provate a indovinare che cosa vorrò mettere al suo interno.
provateci, provateci se avete il coraggio. Quindi io con questo piccolo spoiler vi lascio, come al solito spero che vi sia piaciuto. Siamo andati a mettere sì solamente un piccolo esserino, ma piccolo esserino più o meno 350 kg di morbidezza. Attenzione, no, non voglio guardare sotto la gonna della signora, anche se il pantalone, ma va bene. E spero che vi sia piaciuto, quindi io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra e qualsivoglia commento. Iscrivetevi al canale per seguire questo ed altre avventure e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!